come ho sempre detto, insomma, da quando mi sono insediata come assessore alle attività produttive, ritengo che la gestione di questa delega non debba andare in questo caso soltanto nel senso della repressione delle condotte illecite o comunque delle condotte con abuso delle normative vigenti, ma debba sempre innanzitutto preferire prima una strada di confronto e di dialogo con tutti gli operatori del settore e successivamente ovviamente esercitare i poteri coercitivi di cui l'amministrazione in quanto emanazione dello Stato è sempre dotata. In questo senso e con questa premessa abbiamo convocato un tavolo di confronto sia con le organizzazioni di categoria sia con la partecipazione dei cittadini residenti, durante il quale abbiamo dato modo di esprimere, di formalizzare quelle che erano i disagi che subiscono i residenti del centro storico, ma ovviamente questo codice si riferisce a tutte le attività che esercitano questo tipo di intrattenimento, che disagi che hanno forse anche un po' sorpreso i rappresentanti delle categorie, che forse anche loro non avevano percepito la intensità di questo fenomeno, diciamo, soprattutto dell'inquinamento acustico. Forse anche per loro è stata una sorpresa rendersene conto. Partendo quindi da un confronto che è stato a tratti acceso, ma sempre assolutamente civile e comunque ispirato alla reciproca volontà di trovare una via, un punto di incontro fra le rispettive posizioni, abbiamo poi individuato un tema, un canovaccio di regole sul quale confrontarci e sulle quali poi le organizzazioni di categoria hanno promosso un loro incontro con i loro associati, di cui poi ci racconteranno loro, nel quale hanno esposto le esigenze dei cittadini e si sono fatte promotrici di questo codice di autoreglamentazione. Quello che presentiamo oggi è un codice che prevede la possibilità per le attività commerciali del centro storico che si occupano della somministrazione di cibo e bevande con anche intrattenimento musicale di continuare a esercitare le loro attività, limitando quelle che sono le conseguenze di questa attività all'aperto, perché c'è un fenomeno di riappropriazione degli spazi pubblici del quale siamo tutti contenti come cittadini, perché ovviamente un centro storico vivo e vitale è ovviamente un fenomeno che va assolutamente apprezzato, ma d'altro canto non deve neanche tradursi in una forma di abuso nei confronti dei residenti o comunque dei cittadini che transitano per quelle aree. Quindi sulla base di questo confronto abbiamo stilato un sistema di regole condivise che prevede il divieto di esercitare questo intrattenimento con diffusione della musica all'esterno nei giorni di lunedì e mercoledì. Nei giorni di per il periodo dal 31 ottobre al 15 maggio, quindi diciamo nel periodo invernale. Nei giorni di martedì e giovedì sarà possibile 31 ottobre e 15 maggio. Nei giorni tra martedì e giovedì, di martedì e giovedì invece sarà possibile fare l'intrattenimento con emissioni sonore negli spazi esterni fino alle 23:30. Nei giorni di venerdì e sabato abbiamo convenuto di arrivare fino a 00:30 e la domenica invece la musica si dovrà fermare alle 23. Nel periodo invece estivo, dal 16 maggio al 30 ottobre, gli orari restano sostanzialmente immutati, con uno slittamento in avanti di mezz'ora, in considerazione che siamo nel periodo estivo. Lei sa che i locali chiudono alle 3 alle 4? No, i locali chiudono la musica alle 6. Che chiudono alle 3 alle 4 di mattina e la gente permane. Ma allora perché facciamo l'ordinanza? Questo purtroppo devo constatare che siccome io l'ordinanza ce l'ho qua, allora lei mi dice dopodiché abbiamo previsto il cosiddetto la tolleranza di 20 minuti per consentire lo sfollamento, cioè la musica viene progressivamente abbassata fino a essere completamente spenta e consentire agli avventori di allontanarsi. Ulteriore misura anche a tutela del decoro è quella del divieto della vendita di bevande da sport dopo le ore 19 in contenitori di vetro, quindi il cosiddetto sbicchieramento dalle 19 in poi, e in maniera tale che si limiterà o quantomeno si limiterà, se non eliminerà del tutto, l'abbandono di queste bottiglie di birra per strada accumulate sotto la statua di Giovanni d'Austria, sui gradini dei vari negozi eccetera. E a loro volta le attività commerciali si impegnano a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro nelle aree
circostanti quelle che sono state loro assegnate per l'occupazione pubblica. E poi un'altra misura importante è quella che verrà costituita una sorta di chat tramite un numero WhatsApp che verrà poi reso noto, alla quale saranno iscritti sia i rappresentanti delle categorie degli esercenti sia un rappresentante dell'amministrazione comunale, e su questa chat potranno essere segnalate in tempo reale le trasgressioni a questo sistema di regole in maniera tale che le segnalazioni siano però immediate, perché va anche detto che ogni qualvolta un locale supera insomma la soglia della sopportabilità, che questo è il parametro attuale in assenza di una normativa, di una ordinanza attualmente vigente, no? E sì, è vero che arriva la segnalazione alla centrale operativa, ai carabinieri eccetera, ma anche loro ricevono ogni volta una telefonata di protesta da qualcuno che li conosce e che li sollecita, ma anche loro sono tenuti a chiamare la centrale operativa, insomma a attivare una serie di segnalazioni ufficiali che poi spesso purtroppo per dei problemi organizzativi non si tramutano in un intervento immediato. Questa chat invece che cosa vuole essere? Vuole essere uno strumento per consentire a loro di esercitare immediatamente una sorta di intervento anche di moral suasion su chi trasgredisce, a richiamarlo al rispetto del codice di autoregolamentazione. E per quanto riguarda l'amministrazione è anche un modo per avere un feedback immediato su ciò che avviene nei luoghi pubblici. Tutto questo sistema di regole che noi abbiamo condiviso e trasfuso in questo codice di autoregolamentazione viene poi comunque adottato dall'amministrazione comunale tramite un proprio regolamento, tramite un'ordinanza sindacale che consentirà all'amministrazione comunale di avere un potere coercitivo. L'impegno della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, di cui qua è presente il comandante, il colonnello Antonino Triolo, il quale poi ci dirà... Polizia Municipale che è assente. Polizia Municipale oggi è assente, sì. Però, è comunque coinvolta, ha partecipato al tavolo tecnico, sì, c'era il vicecomandante Grisapulli, quindi che ci siano e siano a conoscenza di questo impegno e di queste regole, eccetera. No, queste regole valgono in generale per le emissioni sonore negli spazi esterni, quindi può essere applicata per tutte le attività. Per esempio in estate? No, in estate, allora questo dal 16 maggio al 30 ottobre vigono questi, queste, però poi per le attività balneari, quelle sulla riviera, faremo un'apposita normazione, sì. Passo la parola a Alberto Palella. Grazie assessore. Sì, come hai detto bene, noi abbiamo creato rete con Confartigianato, con Confcommercio, proprio perché abbiamo capito l'importanza della problematica e l'obiettivo è stato quello di subito unire quello che è l'esigenza del cittadino, perché i commercianti siamo anche cittadini, e quindi di conciliare le due esigenze, quindi il cittadino, il diritto al riposo, e comunque l'imprenditore, il commerciante, l'esercente in questo caso, come lo vogliamo chiamare, a fare imprenditore. E quindi abbiamo fatto più tavoli proprio per cercare di trovare un punto di incontro che possa essere una soluzione per entrambi. Dico molto chiaramente che noi abbiamo allargato anche il raggio d'azione, quindi non solo alla zona Catalani, Cardine e Piazza Duomo, anche ad esempio a via Tommaso Venizzaro, una zona dove c'è musica dal vivo, quindi anche giusto attenzionare questa zona e qualche altra, e abbiamo avuto un buon riscontro da parte degli esercenti. Hanno capito molti di loro, purtroppo non tutti, dobbiamo essere molto sinceri, ma vi posso garantire più del 90%, anche perché hanno firmato il codice di autoregolamentazione, hanno capito perfettamente che era il momento di fare un po', staccare un po' la spina tra virgolette per quello che era questa movita che stava, però ovviamente ci hanno chiesto anche di farci portavoce quelle sono le problematiche, come è emerso anche della doppia, tripla fila e di situazioni anomale che comunque non dipende dalle attività commerciali. Il risultato è stato secondo me ottimo, con la delibera, con l'ordinanza sindacale è una garanzia direi per entrambi, sia per i residenti che gli orari stabiliti devono essere rispettati, ma è anche una garanzia per chi ha firmato un protocollo d'intesa, questo qua che abbiamo fatto, perché ovviamente se poi io mi adeguo a delle regole, ma c'è il mio vicino, il mio impettaio che continua a fare quello che vuoi, e possiamo tranquillamente dire i suoi porci comodi, perché ho visto con i miei occhi locali
che hanno iniziato la musica intorno all'una e fino alle 3:30 c'era ancora musica, e non lo trovo rispettoso come cittadino ma anche come presidente, perché è giusto che le cose vadano per il suo verso. E quindi ovviamente anche chi ha firmato vale l'ordinanza anche a sua tutela, proprio per evitare che il mio dirimpettaio non si adegui, io sono il fesso e tu sei il furbo.